Like an Animal si chiama questa canzone, questa è Radio DJ 45509, rimane comunque operativo il numero per gli sms per il Dinamo Camp, ma l'ultima mezz'ora della settimana sì. Cascasse il mondo. Sì, è di Aldo Rock. È di Aldo Rock, e non c'è verso di usurpare di questo spazio. Com'è il caffè? Il caffè è buonissimo. And whatever comes our way. Buongiorno, come stai? Benissimo. Well, ti vedi in forma. Sbarbato. Ho bisogno un po' di lentezza. La natura ha bisogno di lentezza per indurire un rubino in milioni di anni. Vero? Io sono il vostro rubino. Sei il nostro rubinetto, te, al massimo. E quindi come state? Bene. Ho mangiato tantissimi carboidrati, ma sì? L'ho fatto a fin di bene per il Dinamo Camp. Non so cosa ho detto male. Bisogna bellissima la mia sigla, posso fare un complimento al regista? Dove l'hai fatto tu, infatti è molto bella. Bello, vedi quei ragazzi alle tue spalle, sì, Fabio e Greta, sì, sono due fidanzatini della Lunigiana, sì, e sono anche due maratoneti. Bravissimi. E sono qui per guardarti le spalle. Ma noi, bravi, cowboy, guardati le spalle, Mind diceva John Wayne. Di cosa vuoi raccontarci? Ma voglio parlare, è importante tutto, è importante la vocazione, è importante la filosofia, è importante parlare, ma alla fine la cosa più importante è esercitarsi. Vi esercitate? Tutta la vita. Bisogna. Siamo qua tutti i giorni puntuali due ore. Bisogna esercitarsi a esercitare. Cioè, bisogna apprendere da quello che stai facendo. Cioè, tu puoi fare una cosa, ma mentre la fai devi apprendere. Questo è importante. L'esercizio. Anche se pensi di saperla già fare? Assolutamente. Cioè, È chiaro. Quello che sa tutto da solo è un grande, ok? Diciamo che c'è Dio, ecco. Sì, ma anche qualcun altro, poi Einstein. Pensate a Einstein. Ma Einstein, secondo me, io non lo conosco. Albert è un amico, per carità. Ma non ti dice io so tutto da solo, Einstein. No, però ti dico. Però 100 anni fa ti dice: oh, ci sono le onde gravitazionali. Ok. Oh, 100 anni. Hai presente quando ho detto il rubino, la natura ha bisogno di lentezza? Ci hanno lavorato 100 anni. Che cos'è questo? Cioè, uno scienziato dice no, uno intelligente. No, è la perseveranza. Ecco l'altra cosa che è importante nell'esercitarsi. Perseverare. Questi sono andati avanti 100 anni, ma non a teorizzare. L'avevano già teorizzato, dovevano dimostrarlo. Ok, questo è l'esercizio. Ha bisogno di 5 cose. La frequenza, perché comunque quando tu ti alleni devi farlo, ok? Certo, devi... puoi farlo una volta no, ogni tanto. No, esatto, frequenza. Okay. La frequenza, l'intensità, ok? Cioè, se tu ti sei allenato, hai fatto, sai quando si inizia a correre, fai 5 minuti a piedi, 5 bravo, minuti di bravo. Corsa, l'intensità cos'è? Fai 10 minuti a piedi, 10 di corsa, l'intensità che cos'è? Fai 20 minuti di corsa, questa è l'intensità, crescere, ok? La durata, anche la durata, devi aumentare, ok? Se tu fai un esercizio e se corri 10 minuti, certo. Poi... Cioè, quello che vuoi dire è se fai sempre la stessa cosa rimani fermo lì. Allenarsi vuol dire cercare un po' di crescere, un pochino. Quante sono queste regole? 5, quante sono? 5, 2. 5, nelle 5 regole c'è lo stretching, sì, perché inizio a vedere che è un problema. Sì, è l'allenamento, fa parte dell'esercizio. Io sto capendo che... Tu devi fare, guarda, lo stretching migliore te lo dà lo yoga. Sì. Apro parentesi. Saluto al sole, ok. Saluto al sole, ok. Le altre due regole... Il recupero, ok? Ah, il recupero. Pigiama. Bravissimo. Pigiama dalle 15 alle 24. Posso leggere una cosa al volo? Al volo, La vera medicina per i tempi difficili sembra essere il sonno. Fai molto lavoro fisico in modo da garantirti il sonno. Poi ti alzerai ristorato, in buone condizioni fisiche e pieno di aspettative. Bello. Questo. Il sonno. Manca l'ultima regola, era questa? L'ultima regola è rifletti su questo. Rifletti.
molto sigla televisiva anni 60, sì, questa canzone, usata per dei caroselli o qualcosa di questo genere. Un successo di fine anni 60, appunto, forse il primo singolo di successo. Il primo di Deep Purple. John Lord, Richie Blackmore. Prima di Smoke on the Water. No, una storia. Io ho pensato di celebrare con 1 minuto e 45 di airplay, che non è male, cioè. Così. Ma tu devi sapere che io per cercare questo, vuoi sapere cosa io ero fuori, allora, vuoi sapere, sono matto. Parentesi, volete sapere cosa ho dovuto fare per cercare questo disco? Allora, i Wesley Harms sono presenti nella colonna sonora del film di Tarantino. Mm-hmm. Tu credo hai messo un pezzo che non è presente nella colonna sonora, è fuori, non è stato inserito. Ok, io cercavo l'album di questi Wesley Harms e quindi sono andato da Buscemi. Ho detto, senti, e quello mi ha detto... Altre tue vite. Ok, quello mi ha detto, no, non c'è. Cioè, non hanno fatto questo disco, non hanno fatto questo disco su supporto, ma solo digitale. Ma è come ti spiego. Il mondo funziona così. No, giovane, il mondo funziona voglio così. Voglio l'FBI. Un prigioniero giapponese, com'è quella storia? Sì, svegliati. È tutto così. Quando parli di dischi, io soldato dico, giapponese, non è così. Perché io mico poi muovo. Dario Suelli ha cacciato dalla sua carta di credito, l'ha comprato ed eccolo qua. Ma su sì, supporto. Ma E questo è Hush. E eravamo rimasti alla lentezza. Sì, e alle cinque regole. Sì, no, la riflessione sulla perseveranza. Allora, la perseveranza è fondamentale. Mi viene in mente, ecco, ci sono delle gare dove ti puoi veramente allenare. Ce n'è una molto bella che fanno in Colorado. Non c'è nel tuo. è una gara. C'è un po' la lunigiana degli Stati Uniti. Sì, esatto. Sai che nel Colorado ci sono i 14ers, sono dei 4.000, ok, sono come ci sono gli 8.000, delle vette da 4.000 e ce ne sono 14 appunto nel Colorado. In una di queste c'è una gara molto bella che esiste da 60 anni, pensa, dal 1956, si chiama Pike's Peak. Mm-hmm. È una maratona famosa. Sì, ok, sì. È una maratona, si fa anche in macchina. Sì, esatto, si arriva, bravissimo. No, allora sapete come è nata? È nata perché questo sessantenne aveva chiamato dei suoi amici, il classico americano che fumava, ha chiamato altri 7-8 amici che fumavano per andare a fare questa gara. E i primi 13 concorrenti erano 10 fumatori e 3 no, chiaramente ha vinto un non fumatore, però è nata così, cioè da un sessantenne. Allora arrivi in vetta, 4.000 metri, e poi devi scendere. Okay. E credetemi, come la Monza Resegone. Sì, e no, attenzione, la Monza Resegone scendi, è come Ivrea Monbarone, lo sai. No, lì devi scendere di corsa. Certo. E pensate che c'è un corridore che ha fatto questo record 3:16 tantissimi anni fa e nessuno è riuscito ancora a batterlo. Pensate, in montagna, 4.000 metri, 3 ore e 13. Nemmeno Kilian Jornet Burgada è riuscito a farla. Ma l'ha fatta in 3 ore e 40. Fantastico. Questa è la forza, la temperanza, la resistenza. Una bellissima versione di una canzone meravigliosa, una delle 10 canzoni più belle della storia, Give Me Love di George Harrison, cantata da un grande come Ben Harper. Scrive Elda, ascoltatrice. Elda Rock. Se mai Aldo volesse cimentarsi in un'impresa ciclopica quale trasformarmi da casalinga Bradipa ad Iron Woman, io mi auguro. Lo stimo troppo, quando lo sento mi viene voglia di fare tutto quello che dice. Disgraziatamente dura fino alla fine del suo intervento. Quindi hai ancora 2 minuti di magia. È questo qui. La vera forza dell'allenamento è continuare nella motivazione. Cioè, questo è il segreto. Il segreto è mantenere nel tempo la motivazione. Vero. Ok? E questo qui. Qui è bravissima Elda, hai trovato proprio... Sì, ma non fa niente Elda. Ma non ha importanza, deve iniziare. Pensa alla fortuna di Elda. Allora, io ho fatto tutto, scusami. Elda, io ho allenato Topaldo Rock.
No, Topaldo, ah, Topaldo Rocca ha allenato Geronimo Stilton. Sì, sì. Okay. No, tu hai allenato una massa di sbidolati no, come noi. Cosa diceva Topaldo Rocca a Geronimo Stilton? Cosa diceva? 1, 2, 3, muovi il piede. Cioè, si inizia così, cioè si inizia lentamente. E poi ci sono le cinque cose che devi fare. Te le ripeto. Frequenza, sì. Intensità, durata, recupero e riflessione. Io ho iniziato da recupero e riflessione, che mi sembrano due aspetti importanti comunque. Comunque, alla fine, questa riflessione ti fa dire: il fine non è la conoscenza, ma è l'azione. C'era un maestro di box che diceva tante cose. Una, ad esempio, diceva: su questo tappeto potete sporcarlo solo con quattro cose: sangue, sudore, vomito e lacrime. Okay? Quindi questo è il vero allenamento. E poi diceva un'altra cosa, diceva: qui si fanno due cose, si lavora sodo e si vince. Quando si vince è perché si lavora sodo, quindi alla fine si fa una cosa sola: si lavora sodo. Grande uomo come noi, buon weekend a tutti. Ciao. Nuotate, pedalate, correte. Juventus per stasera, grazie Gufo.